E lì superficie di Sambuca di Sicilia. Anche quest'anno la regione è riuscita a garantire la presenza dell'elicottero che rimarrà qui per tutta la stagione estiva ma fino a metà novembre. Ricordiamo che già lo scorso anno è rimasto per gran parte dell'anno. Ed è un servizio importante per il territorio, non soltanto per l'area Belicina, visto che questo elicottero viene impiegato per servizi anche in altre province della Sicilia, in quelle più vicine alla provincia di Agrigento e quindi adesso come si è potuto verificare anche recentemente in occasione degli incendi che sono divampati nella zona si potrà beneficiare di questo elicottero e non sarà necessario attendere l'arrivo degli elicotteri da altre zone quindi ne guadagnerà la tempestività degli interventi. Anche quest'anno Basilio Vallone, che è il, il pilota dell'elicottero, che fa parte della società che garantisce questi mezzi, gli elicotteri, alla regione. Voi sottolineate sempre la particolarità di questa zona perché avete la possibilità di fare il rifornimento al Lago Arancio e di intervenire nel territorio, quindi c'è diciamo, anche una, una maggiore facilitazione rispetto ad altri territori. Senz'altro noi siamo facilitati perché abbiamo una bellissima possibilità con il lago Arancio vicino e anche il mare. In ogni caso, noi interveniamo in altri posti a, in collaborazione con le altre aeromobili che hanno bisogno del nostro intervento in tutto il territorio. Ecco, quanto è difficile questo vostro lavoro? Sappiamo della particolare utilità e purtroppo anche recentemente l'abbiamo riscontrato pure nelle nostre zone, ma quanto è difficile questo lavoro? Quanta attenzione bisogna riservarci? Il lavoro è difficile senz'altro, ma l'importante è la conoscenza della macchina, la conoscenza del territorio e la valutazione del rischio che andiamo ad affrontare. Pasquale Maggio che da anni si, è, ehm, si batte per avere la presenza dell'elicottero qui in zona che ci è riuscito negli ultimi anni in particolare, purtroppo nelle ultime settimane ci sono stati degli incendi nel territorio quindi è ancora più utile che ci sia questa possibilità a Sambuca e nel Belice. Intanto mh, ringrazio la disponibilità del Comune, la disponibilità della protezione civile nella persona di Francesco Guasto che anche quest'anno hanno messo a disposizione la, la base delle superficie Sambuca. Sì, purtroppo abbiamo avuto due eventi di incendi grossissimi nella zona, uno nel bosco Magaggiaro e l'altro nel bosco Quarancio, dove sono bruciati circa complessivamente 230 ettari di demani o 105 ettari di terreni privati. E se avevamo questo elicottero qua in base incendi potrebbero essere molto ristretti. e già un elicottero nella zona è tempestivo, come diceva qua il comandante Pallone, perché giustamente avendo un bacino d'acqua qua vicino al lago Arangio, il mare vicino e poi tutti i laghetti attorno al rimboscamento, Altrimenti potevamo noi diminuire tantissimo eh, l'incendio nei boschi. Purtroppo ogni anno c'è sempre questa normativa che il 15 giugno deve iniziare un incendio col personale da terra. Io l'altro giorno pure ho fatto questa, una riunione all'Unione Comune dicendo davanti alla persona dell'onorevole Larrocca di prendersi carico di. Anticipare tantissimo l'antincendio da terra perché se noi avevamo su quell'incendio gli autobotti e autobotti scuole antincendio, questo incendio sicuramente non andava a finire in questa maniera. Purtroppo i tempi sono quelli, il 15 giugno, i mezzi erano, avevamo questi mezzi, purtroppo avendo mezzi un po' vecchiotti eh, l'amministrazione deve pure fare questo. Però siamo stati fortunati che si è, si è bruciato un, un bosco percorso di incendi gli anni passati, uno del 2011 e uno del 2014. Guarda caso la stessa tipografia di, di incendio è stata uguale preciso. Non sono stati incendiati altri boschi adulti e siamo stati fortunati. Eh, abbiamo avuto due, dico, tra cui pure io, due persone intossicate però dico, alla, fine, alla fine per questo ci mettiamo sempre a salvaguardare il bosco perché uno lo fa con eh, compassione, con amore e, eh, e girando tutti i giorni questo imboscrimento, facendo il servizio poi vedere a bruciare un bosco brucia l'anima e il cuore di ognuno di noi Ricordiamo che è particolarmente utile ed efficace l'intervento che viene effettuato quando ci sono gli incendi ma ricordiamo eh, quali, qual è la, la responsabilità dei proprietari, dei terreni e quindi della pulizia che devono effettuare ed anche il vostro servizio di controllo che viene svolto. Intanto purtroppo per quanto riguarda i velivoli quel giorno i velivoli venivano dalle mezzi a terme. Dal 15 di giugno sono stati spostati due caneder a Trapani e un altro caneder a Catania. Il velivolo nostro è arrivato ora due giorni fa e abbiamo la base già efficiente. Per quanto riguarda la normativa tutti, tutti i comuni ogni anno fanno un'ordinanza in cui i terreni devono essere puliti, sia le, le sterpaglie delle strade, dopo la, la mettitura del grano devono fare via le parafoghe, se no vanno incontro a una sanzione di 80 euro a ettare. Se amministrativo, se fanno danno scatta il penale e le vengono denunciate tutte in procura. Allora io mi approfitto. Voi avete fatti tanti di controlli e quindi ci sono state tante sanzioni e anche delle denunce? L'abbiamo fatto negli anni passati e continueremo ancora a farlo per far capire alla gente che salvaguardare l'ambiente è di tutto l'ambiente, non è solo noi che facciamo il servizio sul territorio. Allora quando uno finisce di fare una meditura o grano, fare un viale parafuoco non costa niente perché un, un fuoco che parte da un, da un terreno privato si può espandere in tutti i terreni, sia boschivi e succede poi il fine mondo che poi giustamente mette, si mette in moto una macchina che costano denaro, noi abbiamo visto che a Bosco Macaggiaro ci sono state elevate danni di milioni di euro, di euro. sperando che la gente lo capisca e nel futuro tutto questo non verrà. Francesco Casto che è il padrone di casa, che è il rappresentante della, dei volontari di protezione civile che si occupano appunto dell'eliporfice, dell per voi è sempre un piacere diciamo, ospitarlo, ma da sambucesi, da abitanti in questo territorio capite anche l'importanza di avere un, un velivolo come questo già eh, pronto per gli interventi? Sì, innanzitutto va a dire che i veri padroni di casa sono la Banca Sicana, che sono proprietari e che hanno costruito nel 2006 questa elisuperficie. Noi dal 2007 che la gestiamo ci hanno dato fiducia e quindi. Eh, siamo diciamo, i gestori ufficiali di questa elisuperficie che è oltretutto certificata pure per l'approdo notturno, quindi eh, gli elicotteri abilitati al notturno possono venire tranquillamente, possono atterrare in caso di bisogno. Anche quest'anno noi, forte della, del buon risultato avuto con eh, il corpo forestale, il servizio elicotteri dell'anno scorso, abbiamo voluto ripetere l'esperienza di ospitarli prima perché noi siamo prima degli attori principali per la salvaguardia del nostro patrimonio boschivo, poi perché è un servizio alla comunità e noi riteniamo che debba essere fatto e noi tutti dobbiamo collaborare, quindi benvengano, noi saremo sempre disponibili ad ospitarli, loro per noi sono i padroni in società con noi di questa base.